Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto, nello specifico a Marina di Sabuto, per la presentazione del libro di Angelina Pettinato, A un passo da noi, che è una nostra vecchia conoscenza. Direi proprio di sì. Questo è un libro particolare perché è un romanzo di crescita personale e questa sera sarà presentato qua e ci darà quelle sue chicche che non sono solo parte del libro, ma sono parte della sua vita, anche del percorso che ha fatto di recente a Santiago de Compostela e di tutte quelle esperienze che ci servono a ognuno di noi per diventare persone migliori, chi lo sa. Chiediamolo direttamente all'autrice, quindi grazie Angelina di essere qui. Grazie a te di avermi voluto qui a Cleto, per me è la prima volta in questo comune e ne sono tanto, tanto felice. È un cammino, è sempre un cammino, quindi non vedo l'ora di poter dialogare con le persone che ci saranno, perché questa volta, appunto, come hai detto già tu, sarà arricchito all'esperienza recente che ho fatto di cammino nella Navarra verso Santiago. Come la protagonista del romanzo, anch'io sto facendo il percorso a ritroso, quindi tanti segni, tanti simboli, tanti significati che ho voglia di condividere con chi sarà con noi questa sera. Poi, tra le altre cose, mentre parliamo c'è un mare straordinario, nonostante un po' di vento, quindi è tutto ok. Però possiamo anche dire che c'era la pioggia fino a ieri, fino a questa mattina, e come dicevi tu prima dell'intervista, il vento ha spazzato via le nuvole ed è riuscito a farci portare questa presentazione di questo libro. Tu parlavi di cammino, io vorrei ricordare che tu hai anche una pagina Facebook, oltre che anche un sito internet che è Angelina Pettinato, www.angelinapettinato.it, e che soprattutto tu nel tuo cammino hai fatto tante foto di simboli, parlavi di simboli, e sono simboli che ognuno di noi forse incontra però non riesce a vedere per la strada. Poi ne parleremo meglio sicuramente nella presentazione. Assolutamente sì, è il vento che in alcuni momenti può sembrare contrario e ostile, in realtà sposta ciò che non deve essere più davanti a noi e ti apre la visione, quindi ben venga il vento che ci offrirà l'opportunità di guardare ai simboli, ai segni che la quotidianità ci offre in abbondanza. Però se noi stiamo sempre con le nuvole e quindi non arriva questo vento, noi non riusciamo ad avere la visione giusta, quindi il vento è la metafora del sposta l'ostacolo e guarda davanti a te, perché davanti a te c'è l'abbondanza che aspetta di essere accolta. Questo è un po' il concetto. Poi io sono sempre molto attenta a quello che accade dentro e fuori di me, l'ho imparato durante il cammino, l'ho imparato in questi anni di lavoro personale e professionale, e quindi tutto per me è una grande benedizione. E quindi direi semplicemente di seguire Angelina Pettinato nel suo cammino. A un passo da noi è il libro che presentiamo questa sera e che potete comunque acquistare. Buona serata, un grazie ancora da Riccardo Cristiano, Cleto, Liberi TV ed Angelina Pettinato. Ciao a tutti! Ciao a tutti, a presto!